Una delle certezze degli ultimi anni è che chi cerca una corsa zero drop minimalista cerca anche una scarpa con un peso relativamente limitato, ma con il lancio delle Magnifly 4 siamo arrivati al paradosso che questa scarpa è sicuramente adatta a più persone ed io, podista amatore voluto, anche se non corro da una settimana, le suggerisco a tutti coloro i quali volessero davvero migliorare la propria tecnica di corsa grazie al fatto che questa scarpa è super protettiva, ma al tempo stesso anche abbastanza reattiva. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 255 grammi, anche se la mia pesa parla di 253, drop 0, 25 mm nel tallone e 25 mm nell'avampiede. Rispetto al modello precedente, questa scarpa è diminuita di peso e può essere utilizzata per tutti gli allenamenti quotidiani, ma anche per le camminate, anche per chi, come me, purtroppo non può correre, ma vi assicuro che nei prossimi giorni riprenderò. Se di solito preferisco partire dalla tomaia, sappiate che questa scarpa ha uno spazio nell'avampiede abbastanza importante, anche se sicuramente non il più largo possibile. Ha una tomaia particolarmente interessante in mesh ingegnerizzato con il 30% di quantità di prodotto riciclato. L'azienda americana utilizza la solita intersuola Zip Foam, che secondo me è davvero fantastica, che è una combinazione tra EVA e TPU e consente una corsa al tempo stesso morbida ma anche ammortizzata e, perché no, reattiva. Questo è garantito dalla doppia densità: la parte superiore sicuramente più morbida, quella a contatto con il piede, la parte inferiore invece più reattiva. Abbiamo apprezzato sicuramente la soletta, che consente un'ulteriore morbidezza, ma al tempo stesso non vi farà restare sul terreno, invece vi consentirà di andare in avanti, soprattutto per coloro i quali avessero il piacere e il desiderio di correre a tutte le velocità. Dopo aver analizzato il video di due anni fa della Magnifly 3, abbiamo visto che è stata alleggerita soprattutto la suola, che ora è solamente di 3 mm. Questa cosa vi consentirà ovviamente di avere un maggior contatto al terreno, ma al tempo stesso è aumentata la quantità di gomma presente nel battistrada, cosa che vi consentirà di fatto di aumentare trazione e durata della scarpa stessa. Chiaramente non è cambiata la geometria della scarpa, che secondo me è comunque eccellente, anche se ovviamente dobbiamo sentire il famoso pro depodista, che ha un'opinione particolare della suola, e vediamo cosa ci racconta. La vestibilità della scarpa è eccellente, il tallone resta davvero bloccato, anche se, come sappiamo, Topo tende ad avere una imbottitura particolarmente importante. La vestibilità della tomaia è traspirante e al tempo stesso sicura. La presenza di un rivestimento stampato sulla parte laterale consente ulteriore stabilità. Penso che questa scarpa non sia la più stabile del mercato, però per chi dovesse correre di avampiede non vedo nessun problema. Abbiamo apprezzato la versione 3 delle Ultrafly. Sono curioso se con il lancio della 4 anch'esse saranno migliorate. Io lascio comunque la parola al prodepodista, che qualche giorno fa è venuto a casa mia e ci ha raccontato pregi e difetti di questa scarpa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, sarebbe davvero molto gustoso. Io spero di riprendere a correre nei prossimi giorni. Ci vediamo alla prossima. Come al solito, purtroppo vado a bermi un coffee. Ciao! Andrea, siamo finalmente giunti alla recensione completa delle Magnifly di Top Athletics, però prima di farla mi hanno chiesto: ma i tuoi occhiali, quando è che farei la recensione? Non l'abbiamo ancora fatta, forse merita, anche perché ce lo chiedono tutti. Ho dovuto toglierli perché avevo le lenti a contatto che mi avevano distrutto, sto soffrendo di allergie di brutto e non ce la faccio più a tenere sulle lenti. Ma tra l'altro stiamo pensando di acquistare il modello 2022, perché queste sono del 2021. Invece cosa ne pensi di queste Magnifly 4? Cavolo, è vero, forse la devo usare la prossima volta nel riscaldamento, che ti avevo detto che la Magnifly, il modello precedente, mi aveva portato fortuna. Mi piace, come ti avevo detto, l'impostazione di corsa, che è molto avampiedista e molto naturale. Secondo te, Andrea, chi sono adatte queste scarpe?
Guarda, sono scarpe che comunque le hanno rese un attimino più ammortizzate rispetto al modello precedente, quindi sono una scarpa che può essere utilizzata per più chilometri e per più persone, quindi anche chi pesa un pochino di più. Il mio consiglio spassionato è che le possono usare più o meno tutti, fai conto dai 75 kg in giù, volete bene alle vostre giunture, e dai 5-20 in giù. È una scarpa che comunque ti fa venire voglia di correre più forte, però quello che consiglio è davvero di usarla una o due volte a settimana in alternanza con altre scarpe un pochino più ammortizzate. A livello di avampiede e di tomaia, come l'hai vista? Stesso numero o mezzo numero in meno o mezzo numero in più? No, guarda, stesso numero solito, conta che Topo ha la filosofia dell'avampiede davvero tanto largo, forse un pochino più corta rispetto ad altri modelli, ma niente di clamoroso. E conta che poi questa allacciatura lascia il piede bello fisso. E cosa ne pensi in generale della tomaia, della conchiglia e anche della linguetta della scarpa stessa? La conchiglia è abbastanza duretta, la tomaia è molto classica, forse un pochino più pesantina rispetto a quella del modello precedente, e ma linguetta anche lei è molto classica. Diciamo che la tomaia rimane molto molto classica, normale, una tomaia che non presenta problemi. Invece a livello di stabilità, come l'hai vista? So che a molti dei podisti amatori, dopo la nostra recensione dell'Ultra Fly, che tra l'altro 3 dell'anno scorso, è piaciuta molto, questa come l'hai vista? Ma io, a me piace, mi sembra comunque molto stabile, nel senso, conta che ha un bel appoggio a terra, è bello ampio, poi conta che è una scarpa con appoggio di avampiedi, per cui tallone, con la flessione della caviglia gliene riusciamo a fare ben poca quando appoggiamo, quindi secondo me è una scarpa abbastanza stabile. A livello di intersuola, come l'hai vista, c'è il solito zip foam, cosa ne pensi e secondo te è reattiva? È sicuramente più ammortizzata del modello precedente, secondo me è un pochino meno reattiva, l'altra forse perché è più scarica, a memoria d'uomo un pochino più leggera, era più reattiva, questa qua è sicuramente un pochino più protettiva. Quindi consente di essere utilizzata per un range di persone più ampio. Sì, come ti dicevo prima, per qualche chilometro in più, per qualche chilo in più si è aperto. A livello di battistrada invece come l'hai vista e cosa ne pensi? Beh, battistrada è sempre il solito di casa Topo. Loro secondo me hanno adottato questa politica, non abbiamo grossi problemi nel battistrada perché far qualcosa di diverso. Sicuramente un pochino si consuma perché si consuma, ma non è così eccessivamente. Suggeriresti di utilizzare Drop 0 o Drop 5 della Phantom 2, che secondo me resta la scarpa migliore a livello di utilizzo per più podisti amatori? A me questo Drop 0 non dà così tanto fastidio. Tra Drop 0 e Drop 5 con pagliavella secondo me cambia poi l'utilizzo. Ho sentito più fastidi ad utilizzarla per 10 giorni consecutivi anche nelle corse più lunghe dove ero stanco. Ti dà brillantezza, ma se non sei brillante te comunque dopo la senti abbastanza sui polpacci e tendini. Comunque ho gli occhi che mi stanno scoppiando e sono pure contro sole, quindi credo che verrò a mo' di talpa oggi. Non ti preoccupare, c'è lo Spielberg della Valle Olona che ti filma in maniera corretta. Ci volevano i miei Quay Shark per fare il video, così non si vedevano proprio gli occhi. Invece Andrea, a livello di pregi e difetti di questa scarpa, quali sono secondo te? Guarda, ti devo dire, il pregio è che sicuramente essendo più ammortizzata la possono utilizzare più atleti, il difetto è che secondo me è un pochino meno reattiva. Mi era piaciuta tanto, è vero che nasce come scarpa da lento, ma mi era piaciuta tanto perché era una scarpa comunque molto veloce. Quindi questa qua l'hanno rallentata e ammortizzata, quindi diciamo che sta diventando la scarpa da lento per cui era nata. Si legge sui forum americani che uscirà una nuova scarpa super reattiva di Topo, quando la testeremo? Sono curioso di sapere se sarà il materiale più morbido, più leggero e reattivo, se anche loro inseriranno la piastra in questa intersuola che è comunque un pochino duretta, boh, vedremo. Comunque a noi Topo piace particolarmente, negli ultimi mesi abbiamo testato meno scarpe, però sicuramente continueremo e faremo ulteriori recensioni. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima.
Ciao, alla prossima. Oh, ricordatevi caffè, che qua abbiamo bisogno di caffeina. Ciao. Ciao.